Salve a tutti gli amici di Tech Different, bentrovati, siamo qui con lo speaker Bluetooth della AOK, il modello è BT023 per chi volesse avere un riferimento preciso per l'acquisto. Andiamo a vedere la parte posteriore della confezione che ci indica le sue caratteristiche principali, nonché la capienza della batteria interna per la riproduzione della musica. Vi ricordo che fa anche da viva voce per il nostro smartphone, quindi una funzionalità in più per questo speaker. Andiamo ora a vedere il resto del contenuto della confezione, che ovviamente consiste nello speaker stesso, logicamente, in questa busta di plastica. Lo andiamo a togliere, andiamo a vederlo rapidamente. Eccolo qui. Abbiamo una parte superiore in gomma con un incavo che permette di inserirci volendo il nostro smartphone. Vediamo che faccio una prova io ad inserire il mio iPhone 6, eccolo qua. E poi andiamo a vedere la parte posteriore con gli ingressi e una gamba che permette maggior stabilità. Ora proseguiamo con il contenuto della scatola, che consiste nel cavo USB, micro USB, anche un cavo AUX. Se vogliamo connetterlo tramite il cavetto, non tramite connessione Bluetooth, e poi troviamo il manuale di istruzioni. Rapido manuale di istruzioni multilingua con anche le figure che ci spiegano molto semplicemente come possiamo ricaricarlo fondamentalmente o connetterlo ad un PC o notebook tramite il cavo AUX anche. Bene. Completato l'unboxing, vi rimando a proseguire del video, ovviamente per tutte le specifiche tecniche. Bene, andiamo a vedere un po' più da vicino questo speaker che ha due casse da 5 watt l'una. Andiamo a vedere il tasto centrale, soprattutto che è in alluminio. Il design, come possiamo vedere, è eccellente, è ovale. Tasto centrale che permette di rispondere anche alle chiamate, in quanto fa anche da viva voce per il nostro smartphone. Quindi, altra funzione aggiuntiva che ha questo speaker Bluetooth. Andiamo ora a vedere la parte superiore che è in gomma. E consente, come avete visto in apertura, di inserire uno smartphone oppure anche delle penne, metterle su. Poi nella parte posteriore abbiamo le connessioni e il tasto di accensione on/off, connessione AUX con il cavo che vi ricordo è in dotazione, un cavetto corto, e poi abbiamo anche l'ingresso micro USB per la ricarica. Qui abbiamo un pratico appoggio a scomparsa che è semplicissimo, tramite un movimento del dito non si tira fuori, come possiamo vedere, eccolo qua. E poi terminiamo ancora con la visuale completa di questo speaker. Vi ricordo che ha una batteria interna 1500 mAh che consente all'incirca 8-10 ore di riproduzione musicale. E ringraziamo ovviamente AOK che ce l'ha inviato, ringraziamo anche voi per la cortese attenzione, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao!